sarei rimasto volentieri qui, ma c'è un lavoro di cucitura da fare, poi le cose da sopra, poi magari non veda, un lavoro che non si vede, è un lavoro di tentare di riportare una situazione di ordine pubblico che era saltata nei giorni scorsi, alla normalità, in modo che la questione che le iniziative vogliono sottolineare, cioè le grosse difficoltà nel mondo dei migranti a Brescia derivanti dalla gestione della sanatoria 2012 e i risultati pesanti sui dinieghi dei rinnovi di permessi di soggiorno per mancanza di reddito, emergano per quello che sono, invece che una discussione che negli ultimi giorni era diventata di ordine pubblico. Non rivango tutto il terreno di discussione. Secondo me, capisco perché è necessario che le persone non rimangano impegnate in politica per troppo tempo. Mi succede di avere il déjà vu, cioè questa qui è uguale, identica a quella di 5 anni fa, è uguale, identica a quella di 15 anni fa. La situazione con gli immigrati, sì. Sì, no, ma anche i giri, come la manifestazione, la tensione, la soluzione, anche perché i protagonisti, quelli almeno bresciani, non immigranti, quelli cambiano, perché i bresciani sono gli stessi, sembra un po' la commedia dell'arte, sono le parti prestabilite. La situazione è obiettivamente pesante e questa mattina devo lavorare ancora un po' facendo l'assessore anche all'inclusione e alle migrazioni. Quando mi hanno chiesto che nome dare all'assessorato, non ho voluto quello di integrazione, perché è un termine che non mi, secondo me non dice quello che bisogna fare, e quindi anche in questo ruolo sto tentando appunto di riportare alla normalità le questioni di ordine pubblico in relazione difficile con la questura e anche con gli organizzatori. Per fortuna, secondo me, c'è anche la Camera del Lavoro, questo consente una presa di responsabilità di quando si decide qualcosa che altrimenti è sempre difficile fermare. Io, pensando a che contributo avrei potuto dare a questa vostra riflessione, ho pensato come l'unica possibilità che avevo, che ho, è quella di partire dall'esperienza che sto conducendo, no? Quella che ho fatto prima al sindacato, ma quella che sto conducendo in assessorati vari, tra i quali uno dei più importanti è quello alla casa, che mi mette continuamente in relazione con la situazione degli sfratti, della mancanza di reddito e prima di reddito, mancanza di lavoro. Quantità a Brescia degli sfratti sono quantità pesanti, sono 790 sfratti lo scorso anno rispetto ai 700 del 2013. L'origine dello sfratto è sempre la mancanza del reddito. La mancanza del reddito deriva dalla mancanza di lavoro. Da noi, questi sono i numeri, sono 37.000 i residenti di origine straniera sui 196.000 abitanti. Quindi una delle percentuali più alte d'Italia, con una composizione opposta a quella di Prato. Prato le quantità sono simili, solo che a Prato praticamente c'è una nazionalità. A Brescia le nazionalità nel comune presenti sono 135. Quindi proprio c'è il mondo. E adesso non voglio parlare della migrazione, voglio dire che questo dato è importante perché tra le statistiche ultime che conosco, i dati sono che tra i migranti di origine straniera la disoccupazione è doppia rispetto a quella degli italiani, 6% gli italiani, 12% gli stranieri. E per quello che vedo io, proprio sulle situazioni se volete estreme, ma quelle che emergono però e che arrivano in comune, la disoccupazione tra i migranti è molto lunga, tra i 2 e i 3 anni, e questo comporta l'uscita dagli ammortizzatori sociali, la perdita del reddito e giù, fino ad arrivare appunto alla perdita della casa. Poi i proprietari di casa hanno comportamenti diversi, c'è chi fa scattare lo sfratto dopo 3 mesi di non pagamento, c'è chi lo fa dopo 2 anni.
dipende un po' dal cuore e un po' dalla condizione, anche perché poi quando lo sguardo non è eseguibile facilmente a tempi molto lunghi, quindi tante volte padroni di casa soprassiedono anche per quello. E visto dal versante che interessa quello del lavoro, c'è questa situazione pesante dalla quale mi sembra non si stia uscendo, perché sapete che i dati arrivano sempre molto in ritardo, ma i dati bresciani immediati sono che la crisi occupazionale non è recuperata. Ci sono i 600 esuberi dimostrati all'Iveco dopo 2 anni di contratti di solidarietà, una produzione, ne parlerà probabilmente Bertolt, dimezzata dei camion che escono da questo stabilimento dell'Iveco. C'è la crisi della siderurgia della Stefana, anche lì sono altri 400 posti, non nella città ma in giro nei paesi con termini alla città di perdita di posto di lavoro, a rischio almeno, e continua una caterva di fallimenti di piccole e medie aziende, con un dato che va messo anche questo in risalto: nel terziario la disoccupazione è più alta che nell'industria. Forse l'industria i processi di ristrutturazione li porta avanti da sempre, e quello che nella mentalità almeno mia può essere che avessi una visione distorta, il terziario dalle pulizie a altro, anche quello di basso livello, era un rifugio dalla disoccupazione, non vale più. Questa mentalità di 20 anni fa non vale più, anzi i tassi di perdita di posti di lavoro nel terziario è molto più pesante che appunto nel secondario dell'industria. La disoccupazione produce appunto questa mancanza di reddito. L'altro elemento che ho imparato a conoscere quando sono uscito dalla Camera del Lavoro, andato in pensione, mi sono messo a dare una mano alla Caritas del Carmine, centro storico, e lavoro povero. Cioè molti uomini, non solo donne, siamo abituati al reddito femminile ausiliario, no? Anche molti uomini, lavori, sì lavoro, quanto prendi? Ah, 400 euro al mese, perché faccio 6 ore, 8 ore alla settimana. Quindi risultano le statistiche occupati, in realtà sono persone che non hanno reddito, e questa qui del lavoro povero è una questione aperta che ha a che fare anche con delle risposte che si cercano di dare a chi è proprio a zero, anche nel settore dei servizi sociali, cioè contratti con le cooperative, anche piccoli lavori che rispetto alla disperazione al zero è bene, ma probabilmente fa parte, dico che fa parte di una parcellizzazione, impoverimento e svalorizzazione del lavoro. Questo secondo me è una delle questioni più rilevanti, insieme a quella della solitudine del disoccupato, che secondo me va fatto un ragionamento sul fatto che non si è mai spostata la questione, è come 40 anni fa, cioè per trovare il lavoro devi avere qualcuno che ti conosce, che ti assume direttamente. Una volta era la lettera del prete di Ivan della Mea, adesso è la stessa cosa, soprattutto da quando le agenzie non danno più lavoro, e questo ormai è un dato che dura da 2 anni. Qui è una delle caratteristiche dell'inefficienza, non tanto dello Stato in quanto tale, secondo me delle regioni, che è un elemento di polemica che manca quasi sempre nei nostri ragionamenti. Cioè noi abbiamo il comune e il governo, in mezzo c'è la regione che ha poteri molto forti, che dovrebbe organizzare appunto le politiche attive del lavoro attraverso le province, che dovrebbe gestire le politiche della casa, cioè un sacco, a parte la sanità, potere conclamato, anche qui c'è un vuoto di conoscenza, anche di polemica, e secondo me questo è uno degli elementi non solo culturali, anche dell'esistenza delle persone, che viene molto molto taciuto. E c'è l'inutilità del curriculum, perché qualunque disoccupato incontri dice: ah, ho mandato centinaia di curriculum, non risponde mai nessuno. Però è una pratica alla quale sono sottoposti sempre, cioè, direi che lo faccia,
così che non so, l'operatore si sente a posto, l'operatore di qualunque sportello, per loro non cambia assolutamente nulla. Questo mi sembra un dato materiale, oltre che culturale, sul quale cercare e anche dare risposte per quello che riguarda la disoccupazione dei migranti, mi pare una cosa molto importante, altrimenti lì parte, come c'è sempre stato, l'autosfruttamento nella comunità. Anche questo è un dato importante, sul piano politico. Decenni fa, quando cominciò il fenomeno migratorio a Brescia, puntammo dal sindacato a organizzare le associazioni dei lavoratori e poi fare i coordinamenti sindacali. Oggi, per quello che vedo io, il meccanismo di vita concreta dei migranti è nella comunità nazionale e religiosa. Cioè l'identificazione, il processo di vita qui, che è appunto fatto di giustapposizioni e non di convivenza, è basato sull'identità religiosa e nazionale. E questo dice che gli strumenti classici del movimento operaio non sono serviti, almeno in questi decenni. Il primo decennio forse sì, poi si è perso e adesso ci si ritrova con questo risultato. Se si vuole connettere società e politica, questo mi sembra nella società attuale un elemento importante. L'altra cosa su cui si tratta di ragionare è il lavoro illegale. Succede ormai che o i servizi sociali o nelle relazioni degli assistenti sociali o nella commissione, è capitato l'altro giorno, della commissione solidarietà dell'area che interviene con dei contributi economici quando scattano i processi di morosità che non sono deteriorati troppo, compare per lavoretti porta a casa 300 euro al mese. Cioè, ormai non si riesce più a nascondere neanche negli atti della pubblica amministrazione, dove questo dato non dovrebbe assolutamente comparire. Vuol dire che il fenomeno è talmente diffuso, collegato al lavoro povero, che si sa, se ne parla, e anche questo è un elemento nel quale le persone sono sole, sono appunto licenziabili immediatamente, cioè licenziabili, possono rimanere a casa immediatamente. L'altra questione che volevo dire è il contrasto che c'è in questa crisi tra bisogni e risorse. I bisogni crescono, le risorse pubbliche diminuiscono. Anche quest'anno i comuni piangeranno. Questo è un dramma per la spesa sociale, ma anche crea grosse questioni nelle poche politiche di politica industriale, situazioni di investimento come potrebbe essere la 2A oppure la centrale del latte che è ancora maggioranza comunale. Cioè mancano risorse per fare investimenti in indirizzi che abbiano una prospettiva. E a Brescia i bisogni sono immensi, dalle bonifiche alle questioni dell'ambiente, che sono le cave, la forestazione delle autostrade, la questione delle colline, oppure delle manutenzioni. Io faccio l'assessore alla casa e non ci sono i soldi per fare le manutenzioni. Non ci sono. Perché? Perché il sistema di edilizia residenziale pubblica si pretende autofinanziato, non è assolutamente possibile, bisognerebbe cambiare tutti i residenti, perché quelli che ti danno 20 euro al mese di canone perché non hanno reddito e magari sono morosi, come si dice, sono indebitati completamente con le spese condominiali, la situazione, da lì non cambiare le risorse per riparare i coppi, perché siamo a quel livello. Io lo dico scherzando, ma mica tanto, il pregio dell'assessore è che se va bene dura 5 anni, le case durano di più, quindi pensi sempre di poterlo lasciare al successore. Lo dico scherzando, ma questa è la pratica larghissima. Questo spiega il deterioramento di tanto del patrimonio pubblico, dalle case, le scuole, le strade, al verde. Poi io con gli assessori al verde ho una polemica permanente, perché dico che tagliare le siepi è come fare dal barbiere la sfumatura dei capelli, poi ricrescono, quindi è meglio che lasciano perdere. Se vado avanti così, questa situazione diventerà un cementificatore, perché
spendere milioni di euro tutti gli anni per tagliare, potare le piante e mi succede nei consigli quartiere le lamentele per il verde che lascia cadere, forse è una cosa, è una delle cose che mi tormentano di più, ma cioè, questa contraddizione addirittura tra un patrimonio che dovresti conservare nel suo valore e che non si riesce. Questa è una contraddizione pesantissima e dentro la cura del verde, eccetera, ci sono appunto i lavori pagati male, cooperative e altro, per quanto debbano essere in regola, saranno in regola, ma sicuro che i salari di questo tipo di lavori sono molto bassi. Quindi se continua questa politica di decentramento del debito e di compressione della capacità di spesa locale, che sono direttamente collegate alla crisi fiscale, credo che possibilità di lavoro si restringano continuamente. Tanto è vero che uno dei ragionamenti che si fa sugli enti locali, almeno quelli di città media come la nostra, che il comune invece che gestore diretto dei servizi deve diventare programmatore e controllore. Quello deve fare la regione che invece fa amministrazione diretta. Questo che cosa vuol dire? Che per quanto ormai bloccati a 5 anni i salari e gli stipendi dei dipendenti pubblici rimangono sempre più alti di quelli delle cooperative o aziende che vengono a gestire servizi appunto che il comune appalta. Una questione che la città denuncia è la questione dell'educazione, che qui sono posti di lavoro, cioè i bambini disabili, i portatori handicap, senza gli insegnanti, cioè, sono politiche che vanno avanti da un sacco di tempo, ma tiene insieme la crisi sociale con la mancanza di lavoro. Lo dico perché nella nostra città c'è un fenomeno anche qui sottaciuto di polarizzazione nelle iscrizioni. Qui c'è la libertà di iscriversi. I bambini stranieri vanno in determinate scuole e gli altri vanno in un'altra. Un po' perché i bresciani sono convinti di avere tutti i figli geni che stanno insieme agli altri, restano indietro, come si dice in bresciano. Una cosa è sempre pensata, anche io ormai sono andato all'elementare 60 anni fa, ho sempre pensato così, che io abitavo al Violino, un quartiere di operai, quasi tutti dell'OM, però pensavamo di essere più avanti dei figli di contadini che abitavano al Violino vecchio, no? Tra i quali anche gli zii di Rolfi, perché Rolfi abita al Violino vecchio. Però i figli dei bambini sono robe, potete dire, dalla eterna professoressa, però i figli dei contadini a 14 anni erano ancora in quarta, allora ai miei tempi, adesso probabilmente vanno avanti lo stesso, ma e noi e qualche genitore c'erano già allora i ben pensanti, pensavano di dover essere tiravano indietro a noi, quindi si sa che i penultimi e gli ultimi hanno sempre una bella guerra, però questa questione qui, che è una questione anche indipendente dal lavoro, ha a che fare, perché se si comincia una separazione, possiamo definirla come abbiamo voglia, sociale, pesante, fin da bambini, queste cose qui non si recuperano, tanto è vero che vediamo che i figli dei migranti, alle superiori vanno tutti al Moretto, che adesso si sposta all'ITIS, cioè, quindi sono differenze, sono separazioni che secondo me pesano. E una cosa che vedo che non riusciamo a fare, che sarebbe una fonte di lavoro importante e qualificato, l'accompagnamento delle persone in difficoltà. Non parlo della solita questione degli invalidi, parlo dei senza tetto, parlo dei tanti che o hanno problemi di salute mentale o sono etilisti, eccetera, siccome quelli dovrebbero essere curati dall'azienda sanitaria. L'azienda sanitaria lo fa solo se questi vanno. Qui attorno alla stazione abbiamo 300 persone che girano. Tanti di questi bevono più che il sangue nelle vene, sono il vino, sono cose che io incontro spesso e non sono seguiti. Perché? Perché ci vogliono accordi, contratti con le cooperative, persone che fanno progetti individuali, perché non sono persone che possono essere trattate tutte insieme. Qui non c'è assolutamente nulla, c'è il vuoto.
E questo spiega il deteriorarsi anche della situazione sociale, che poi diventa le interrogazioni delle destre, il Consiglio Comunale, la stazione, il degrado, eccetera. Sono tutte situazioni che avrebbero bisogno invece appunto di accompagnamento e quindi proprio anche competenze alte, perché anche la qualità delle persone che sono dedicate, che sono impiegate su questo campo deve essere molto alta. E poi una cosa, siccome Brescia tra le tante stranezze che stiamo inventando, che deve diventare una città di cultura, che va bene perché se leggiamo di più va bene, ma nel senso la cultura è quasi quella più affine al turismo, più che alla produzione della cultura, dovevamo pensare invece alla cultura da creare. E qui, anche qui occorre un investimento, sarebbe fonte di lavoro. Ho fatto un ragionamento molto tagliato sull'amministrazione, per quello che si incontra rispetto alla società, ma anche per l'interno, perché il comune rimane una delle aziende più importanti, stanno diminuendo drasticamente i dipendenti e Brescia corre il rischio di diventare invece la città della sanità, grandi investimenti dal civile, la poliambulanza, altri giri di altre cliniche. Ecco, questa questione sta perdendo le caratteristiche appunto di città della produzione industriale, del manifatturiero. Io continuo a dirlo, ma l'inversione lì non si vede. Credo che un ragionamento di fondo andrebbe fatto, non so se saremo in grado di cogliere l'occasione della discussione di piano del governo del territorio, ma potrebbe essere un'occasione. Io sono convinto che la questione del salario sia una questione concreta. Brescia tradizionalmente non ha mai avuto salari alti, nonostante la nostra tradizione sindacale di contrattazione aziendale. Però questa questione dei redditi è una questione assai importante, andrebbe sorvegliata molto, molto più da vicino. Poi io rimango dell'idea che, lo dicono tutte le analisi, questa crisi della redistribuzione della ricchezza sia una delle questioni che questa crisi ha messo in evidenza come assolutamente risolta. Non credo che basti la leva fiscale per ottenere questo risultato, non credo. Credo che occorra ritornare ad avere appunto un potere di contrattazione che però si è sviluppato, per quello che ricordo bene io, quando i lavoratori hanno avuto la schiena riparata da una rete di diritti, perché fino a che abbiamo dovuto sfondare tanti anni fa, abbiamo sfondato, ma si è consolidata la capacità di negoziazione nel momento in cui era garantita, perché di eroi in giro non ce ne sono mai stati, anche se noi vecchi ci piace dire ricordo. Sentimi una... Queste sono le cose che sono riuscito a mettere insieme sperando di dare un contributo magari... Contributo effettivo, dopodiché in questi giorni anche frequentando la Camera del Lavoro per questioni organizzative, andando su giù per le stanze, semplicemente sentendo gli operatori, chiamiamoli così, no, del sindacato, e accendo anche fuori, sentendo te, c'è questo senso di, viene espresso una critica che è simile a quella che fai tu, che è ineludibile, no, ma non è neanche possibile non fare per certi versi, soprattutto quando parlano con me posso pensare. Però contemporaneamente emerge anche questo senso di orfanezza, no? Perché ci sono 100 cose che non vanno, elenco, no? 100 cose che si dovrebbe fare, elenco, dopodiché, vuol dire, no? Il delegato sindacale, il dirigente politico aprono le braccia e mi lasciano lì con una serie di cattivi pensieri. Da parte tua, una via di uscita, no? Quale potrebbe essere? Adesso io mi rendo conto che sono cose che un assessore non si dovrebbero fare mai, ma una via di uscita, possiamo anche prometterti di tagliare questa risposta quando tu dovessi darla, la tagliamo dalla registrazione, ma una fuori verbale, no, ma
possibile andare avanti così, oppure, come dire, c'è bisogno, no, di qualcosa che quantomeno assomiglia al percorso che stiamo indicando. Io sono uno di quelli che è andato, adesso non mi ricordo più che un'assemblea a Roma, c'era ancora in Grau che parlava in pubblico, che si doveva fare la Sinistra Unita, c'era Pecoraro Scagno ancora, di Liberto, e ho parlato proprio tanto di Liberto e Pecoraro Scagno, perché ero, credo, l'unico segretario della Camera, di Camera del Lavoro in Italia disponibile a questa, costruire la nuova forza della sinistra. Cioè, ho fatto in quel tentativo lì, ci sono stato. Cioè, il problema che c'è, secondo me, sia nel partito, nella formazione politica, sia nell'organizzazione sindacale, è un problema di elaborazione. Io può darsi che non, cioè, preso dal lavoro quotidiano, no, sicuramente vado a, cioè non è che faccio un lavoro di ricerca molto accurato, infatti il mio contributo è basato sull'esperienza e non sulla elaborazione. Però io gli arnesi al mestiere che negli anni in cui ho fatto il segretario generale di questa Camera del Lavoro, per fortuna per la Camera del Lavoro pochi, è stata l'elaborazione di Gallino sulla crisi, che ha consentito, nei ragionamenti che abbiamo fatto per un po' di tempo, di reggere nei confronti, mi ricordo, il sindaco Paroli di centrodestra, continuava a dire, beh, tra 6 mesi ne usciamo, tra poco se ne esce, e commettendo lui degli errori micidiali per quello che riguarda la gestione del comune e non dando risposte. Gallino ha dato di questa crisi fin dall'inizio una lettura convincente, strutturata, che ha consentito di, almeno sul piano politico, di dare una lettura convincente e che ha consentito poi di avere comportamenti sindacali conseguenti, almeno sul piano generale. Quindi secondo me manca elaborazione. Sulla base dell'elaborazione si costruisce un gruppo dirigente, non dirigente per forza, ma si costruiscono dei gruppi che poi magari sono capaci di dirigere. So. Però beh, non è una parolaccia gruppo dirigente. No, però se non lo deve essere, siccome a sinistra ci sono almeno 15 Napoleone in giro, di solito ce n'era uno solo. Faceva la legge con lo stile. No, però no, Napoleone vero era uno, gli altri erano tutti parenti minori. Invece che sono tutti grandi strateghi, con strategie che durano tra i 15 e i 20 giorni. Allora, cioè io, questa è la mia lettura, siccome non va a verbale, me la consegno. No? Allora, sono convinto che sulla base di una elaborazione sarebbe possibile costruire anche un'iniziativa. Tentando di dirigere l'iniziativa ci si misura anche, cioè si può anche crescere. Poi io sono dell'idea che i nostri gruppi dirigenti avrebbero bisogno, quelli che fanno, o almeno pretendono di dirigere o vogliono di dirigere, abbiano un po' più di simpatia tra di loro, perché da decenni ormai la battuta di Lenin sulle epurazioni non è più vera, la forza di tagliare le teste, tutti in giro senza testa. Le lotte fratricide hanno prodotto questo bel risultato. Questo è un po' più di solidarietà, almeno vista le sfortune nelle quali siamo immersi, forse farebbe bene alla salute di tutti. Queste sono considerazioni che vi dico, non le ho mai scritte, quindi vedete che possono sembrare estemporanee, però le sento come considerazioni veritiere. Poi possono essere sbagliate. E credo, appunto, mi viene sempre in mente anche, con tutta la generosità di questo sforzo, iniziativa che Landini ha proposto. Io forse non ho avuto tempo, però una volta si scrivevano i quaderni. Quando scriveva un quaderno, andava in giro, si discuteva, adesso no, che roba è, ho sentito, ma no. Cioè, questo modo di fare, che sembra sempre improvvisato, invece probabilmente in un'elaborazione c'è,
sono le modalità, adesso io l'ho detto anche al sindaco, io non uso Facebook anche per motivi di prudenza politica, perché se dovessi usare Facebook tutti i giorni sarebbe un incidente al giorno e probabilmente mi verrebbe tolta la delega dopo qualche ora. Sapete che gli assessori non sono eletti, sono nominati. Io ho sempre detto al sindaco che non voglio fare la fine di Boeri, quello di Milano, né di Boeri né di Baci Perugino. Boeri è stato buttato fuori senza neanche passare al Consiglio Comunale, quindi non è che l'autoritarismo sia solo a destra, anche da noi modi sbrigativi per risolvere questioni politiche ci sono. Allora, se ci fosse appunto, quello che sento io, il bisogno di ragionare e poi come sempre di trovare, non dico proprio il punto cruciale, ma almeno alcuni punti cruciali sui quali centrare la discussione. Quello che vedo io dico queste cose qui, ma la disoccupazione non importa niente a nessuno, no? Niente. La CGIL ha fatto, mi pare anche un convegno, poi parlo anche i colpi del piano del lavoro, rilanciando un nome nobile che anche 50 anni fa ebbe i suoi problemi, anzi 60 anni fa, a diventare pratica politica larga. Adesso il piano del lavoro scritto, non c'è nessuna conseguenza, cioè non c'è nessuna avvertenza territoriale, perché? Appunto perché le cose si fanno quando ci si può credere, anche le sfide più difficili, e diventano credibili nel momento in cui c'è qualcuno, soprattutto in questa fase, che è capace di rappresentarla. Questo mi pare la scala dei problemi che, perché adesso la CGIL di Cofferati ovviamente ha supplito già una difficoltà contrattuale palese con un ruolo politico generale, questa almeno la mia lettura, e forse per quello ho trovato quell'esperienza anche congeniale, almeno la mia forma mentale. Però poi questo tipo di anche funzione politica, anche sostitutiva di limiti della sinistra politica, è andata scemando, adesso non c'è. Quindi, e non siamo capaci neanche di, appunto, di dire, non so, se la disoccupazione è un problema, beh, allora al Comune di Brescia chiediamo queste cose. Il Comune di Brescia, se la disoccupazione è un problema, che cosa fa? Perché gli enti locali dovrebbero essere alleati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. Questo è questa connessione politica che manca, cioè trovare i punti centrali. E io penso, adesso disoccupazione è questione dei redditi, io sono in pensione da 5 anni, è uguale a prima. Quando ero stato sindacale pensionati rompevamo le palle, facevamo le manifestazioni, chiedevamo che la perequazione automatica rispondesse a... Io sono uscito, è nominalmente uguale a 5 anni fa, quindi anche se l'inflazione è molto bassa, le tariffe, le bollette, quella roba lì non sono mica state ferme. Il reddito delle famiglie è molto sceso, me ne accorgo sulla mia. Quindi, anche facendo il mestiere tradizionale proprio di difesa del reddito, ne avremmo di robe da sollevare, incontreremo tanto disagio, perché quelli, chiedevo a A2A quante sono le rateazioni e le bollette che hanno, nel sistema della A2A, che adesso è molto largo, non è più Brescia solo, sono 40.000 quelli che chiedono, e sono famiglie ma anche molte aziende piccole, commerciali e artigianali che chiedono le rateazioni. Quindi se, che ne so, i comuni prendessero in mano questa questione, oltre a mettersi da proprio, incontrerebbero molto disagio. E quello che, ripeto, questa cosa probabilmente è una constatazione larga, questa qui della solitudine, quando si cerca lavoro, quando si è in crisi, cioè un po' manca assolutamente una rete di riferimento e anche degli obiettivi di riferimento. Non so se la questione che costo ci ho ragionato. No, sono delle indicazioni politiche di fondo queste, sì. Va bene, che io tutto sommato condivido, poi anche voi se avete... C'è anche qualcosa da dire? Ci sono attenzioni alla questione dell'informazione.
al microfono per così.